viaggio dunque sono. È il tema quest'anno della Notte Nazionale del Liceo Classico. Questa mattina la presentazione dell'evento al De Bottis di Torre del Greco. Laboratori tematici a cura degli alunni, incontri con gli autori, conferenze e dibattiti, mostre, concerti e performance. Ricco il programma messo a punto dalla scuola, che vedrà protagonisti gli studenti domani dalle 18 alle 24. Preside Letizia Spagnuolo, tutto pronto per la Notte Nazionale del Liceo Classico, il grande evento che vi vede nuovamente protagonisti come scuola. Ebbene sì, è giunto il momento della Notte Nazionale dei Licei, c'è stata una pausa a causa Covid, siamo tornati di nuovo, come dire, sul pezzo della Notte Nazionale dei Licei e quest'anno c'è una novità che oltre a partecipare 355 licei d'Italia si uniscono anche dei licei stranieri, tre scuole della Turchia, un liceo dell'Isola della Réunion dove noi quest'anno siamo stati anche per l'Erasmus alla Réunion e dei licei della Grecia. Questa mattina si è appena conclusa la presentazione dell'evento. Sì, stamattina abbiamo visto protagonisti qui nell'aula i rappresentanti dei vari laboratori, delle aule tematiche che quest'anno hanno un fil rouge che li unisce, che è il viaggio. Il viaggio in tutte le sue manifestazioni, c'è molto fermento, molta partecipazione e condivisione. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi e i loro docenti per l'impegno, la passione, l'entusiasmo che hanno messo in questa organizzazione dell'evento. E voglio anche ringraziare gli sponsor che sono stati una parte fondamentale per la realizzazione dell'evento e che hanno permesso di raggiungere questo obiettivo e soprattutto perché hanno creduto in questo evento, ma anche perché hanno ritenuto opportuno investire nella cultura. L'appuntamento è per domani, venerdì 5 maggio, dalle 18 alle 24. Qual è il programma che avete messo a punto? Dunque, domani ci sarà una prima parte che si svolgerà in Aula Magna, la presentazione del libro del professore Gaetano Paneriello, A tradimento, e la presenza di una influencer, Benedetta De Luca, che è una influencer che è molto seguita dai ragazzi, che anche lei presenterà il suo libro. Questo è un evento molto importante per questa scuola, anche un momento di incontro per gli ex alunni, per un istituto fortemente radicato con questo territorio. Dobbiamo ringraziare anche molto gli ex alunni, sono sempre presenti, hanno comunque consolidato un legame forte con il loro istituto e sono ormai tantissimi anni che, grazie anche all'associazione ex alunni, questo raccordo non viene, questo cordone ombelicale non viene mai reciso. Ed è anche un modo per dire che la cultura classica non tramonta mai. La cultura classica non può tramontare, sono le nostre radici. Questa scuola ha la forma di un aereo. Noi in Aula Magna siamo nella cabina di pilotaggio, diciamo del pilota, e questo vogliamo immaginare che sia la cultura che vola in alto e che porta i ragazzi a raggiungere i loro sogni e i loro orizzonti. Per me è davvero emozionante poter essere di nuovo qui in questa scuola, non più come appunto alunna ma in una nuova veste. Sono molto grata a questo istituto e sono fiera della scelta che ho fatto quando ho deciso di iscrivermi qui, perché la cultura e la forma mentis che mi ha trasmesso il liceo classico e questa tipologia di studi mi hanno permesso di approcciarmi a qualsiasi tipo di ambito, lavorativo e non. Quindi sono cresciuta in questa scuola, i valori che ho appreso qui li porto ancora oggi con me ed è una bella soddisfazione essere qui e accompagnare i ragazzi in questo viaggio. Quindi è stato fondamentale il liceo nel tuo percorso personale e professionale? Assolutamente, quello che il liceo classico ti insegna, gli studi, la disciplina che ti insegna, ti permettono poi veramente di spiccare il volo, come lo stesso viaggio che faranno i ragazzi domani, per tutte le mete che noi vogliamo, tutti i nostri sogni e le nostre passioni.